saluto allora, e sono gentile con tutte. Se tu hai una, sei molto più carina, hai un'attenzione nei confronti che, di quello che ormai è il mio ex marito, perché è tra virgolette il proprietario del locale, e mi rendo conto, è un'altra cosa. Ma non puoi negare questa cosa. Va bene, Elisabetta, ma facciamo una cosa. Ok, tu, io accetto il tuo pensiero. Ma io accetto non lo condivido. Detto ciò, tu mi dici non parliamo di fuori, tu cerchi di parlare di fuori. Io sono una signora, no, io non parlo di fuori. Io mi faccio gli affari miei, ok? Quindi proprio tu, Elisabetta, proprio tu che fai tanto la paladina delle donne, non giudicatemi per questo, questo e quest'altro. Non cadere nel cliché del giudizio, ti prego. No, Giulia, ti prego, però. Amore, però, no, ti prego. No, Elisabetta, guarda, ti prego. Cioè, sono venuta io da te, sono venuta subito. Sei venuta tu da me e mi hai detto delle cose. E ci siamo parlate. Esatto. E adesso vedo altre cose. Cosa ho visto, che hai continuato, sei andata da Iani, hai fatto delle cose. Era la stessa sera, poi per me da lì è morta. E allora? Un rossetto. Cioè. Allora, no, per me ce l'hai, rossetto. No, perché non si sa mai. La stessa sera ne ho parlato, per me la stessa sera è morta. Ti avevo chiesto solo di non metterlo in mezzo lui, per esatto, un'altra basta, cosa. Ma è finito. Ma per me quando Alfonso ha dato l'assist, sei tu, Ciccia, che hai fatto tutte delle face che dici no vabbè, e hai fatto intendere vabbè, queste cose. Ci siamo viste più volte e sei stata forse più gentile con lui che con me, sì o no? Bene, sono stati mandati dei messaggi in amicizia, sì va o bene, no? Okay. Va bene, dai, okay, va bene, questo, come, solo come questo, vuoi in amicizia, tu. Okay, dico perfetto, solo questo, in amicizia, semplicemente, ma magari, anch'io voglio essere amica di Elisabetta Gregoraci, amore, ma per me va benissimo, ma cioè, semplicemente c'è? Che non abbiamo avuto occasioni e opportunità di stare insieme e lui sicuramente l'ho visto in contesti maggiori perché c'erano amici in comuni miei, tuoi e suoi, punto.